Passiamo ora alla pressione atmosferica, PATM, pressione atmosferica. La Terra è circondata dall'atmosfera terrestre, cioè l'aria, che si estende per alcuni chilometri, e la Terra attrae gravitazionalmente verso il basso, verso il centro della Terra, questa massa d'aria, che quindi pesa. Infatti l'aria, per quanto sia leggera, comunque ha un peso. Per esempio, a livello del mare, dove l'aria è più compressa per colpa degli strati superiori che la schiacciano, un metro cubo d'aria pesa un po' più di un chilo, circa 1,2 kg, 1,3 kg. Infatti la densità dell'aria a livello del mare è circa 1,3 kg per metro cubo. Dunque tutta quest'aria che viene attratta gravitazionalmente dalla Terra esercita una forza e quindi una pressione sulla superficie terrestre, una forza che si scarica sulla superficie. E questa pressione atmosferica, anche se non ce ne accorgiamo, è estremamente intensa. Infatti vedremo più avanti che la pressione atmosferica vale circa 100.000 pascal. Più precisamente, per definizione, un'atmosfera vale 101.325 pascal. Vabbè, lo vediamo meglio dopo. Diciamo approssimativamente 100.000 pascal. 100.000 pascal vuol dire 100.000 newton su un metro quadrato. 100.000 newton sono 10.000 kg peso, cioè 10 tonnellate su un metro quadrato. Allora la situazione è questa, è il tavolino di prima, solo che prima c'era un etto di sabbia perché dovevamo fare la pressione di un pascal, quindi un etto era un newton di peso, un etto di sabbia su quel tavolino, quindi una pressione piccolissima. Adesso invece sullo stesso tavolino ci sono 10.000 kg peso, cioè 10 tonnellate, come fosse un enorme blocco d'acciaio, oppure come se fossero 200 ragazze di 50 kg l'una, tutte su questo metro quadrato di tavolino. Si capisce che quindi si tratta di una pressione enorme, la pressione atmosferica. Allora a questo punto c'è la solita domanda che fanno gli studenti: ma allora se c'è questa enorme spinta, questa enorme pressione, perché il tavolo non si pacca, cioè non si sfonda? Non si sfonda per il principio di Pascal, che vediamo meglio dopo. Comunque il principio di Pascal dice anche che la pressione si esercita da tutte le direzioni, quindi non solo dall'alto verso il basso come in questi disegni qua, ma anche dal basso verso l'alto, quindi c'è una doppia pressione sia da sopra che da sotto, come anche da tutti i lati, e perciò queste diverse pressioni si contrastano una con l'altra, perché il tavolino è schiacciato uniformemente da tutte le parti in pratica e quindi non si pacca. Il principio di Pascal in pratica dice che la pressione si esercita su tutti gli oggetti sempre perpendicolarmente alle superfici dell'oggetto, e questo vale sia nell'aria, se questo oggetto io lo metto nell'aria, ma vale anche all'interno dei liquidi, come per esempio nell'acqua. Se io metto un oggetto nell'acqua viene schiacciato dalla pressione dell'acqua da tutte le parti, come anche la pressione dell'acqua si esercita perpendicolarmente a tutte le superfici, non solo quella le superfici degli oggetti, ma anche per esempio le superfici, le pareti della piscina. Questo, ripeto, vale per l'acqua, ma vale anche per i gas, cioè vale anche per gli oggetti che stanno in aria. Inoltre il principio di Pascal dice anche un'altra cosa, e cioè che la pressione esercitata sulla superficie di un liquido, l'acqua in questo caso, e la pressione in questo caso è la pressione atmosferica, no? Questa pressione derivante dal peso degli strati d'aria. Allora, questa pressione che si esercita sulla superficie dell'acqua poi si trasmette all'interno dell'acqua con la stessa intensità. Quindi non è che la pressione atmosferica muore e si esaurisce solo nell'aria e dentro l'acqua non si ritrova. Si ritrova anche dentro l'acqua, perché appunto dice il principio di Pascal, la pressione esterna che agisce sulla superficie del liquido poi si trasmette all'interno del liquido con la stessa intensità.